E ora? We sure learn a lot more about what's happening, what happened in Ukraine, quello che sta succedendo, quello che è successo in Ucraina. Stiamo grattando la superficie di quello che uncover corruption, to expose per scoprire la corruzione, esporre alla luce del giorno i corrotti, ma soprattutto da politica abbiamo parlato di politica, di politici, di imprese, di grandi aziende, come potete immaginare. Facilmente immaginare, ci sono alcune poche aziende che si limitano a un solo paese, molte di queste sono diffuse in vari paesi e è alquanto comune avere le informazioni che riguardano le grandi aziende in una banca dati o aperta che sia accessibile a tutti. Questo è il lavoro e l'obiettivo di Open Corporate. Quello che Open Corporate vuole fare è per ogni singola azienda mettere a disposizione i dati che siano accessibili e facili da utilizzare per tutti, ma sono sicura che il fondatore di Open Corporate, Chris Taggart, ci può dire molto di più del loro lavoro, di quelli che sono i passi successivi. Benvenuto Chris. Grazie. I've been running Open Corporate for about 3 years now. Sono tre anni che gestisco l'Open Corporate, ho fatto tantissime presentazioni e volevo fare una cosa leggermente diversa per questa, probabilmente perché sono abbastanza annoiato delle mie presentazioni, quindi vorrei fare una cosa leggermente diversa e parlare di alcune lezioni che abbiamo appreso e strada facendo spiegare quello che stiamo facendo se non lo conoscete, parlando soprattutto delle lezioni che abbiamo appreso, quello che riteniamo che sia estremamente importante. Innanzitutto bisogna cominciare. Si comincia da piccoli, un qualcosa che si può fare oggi, dal poco, qualcosa che si può fare questa settimana, si fanno dei progressi, ma quello che è veramente importante è quando si cerca di risolvere alcune questioni significative del nostro tempo, bisogna pensare in grande, mirare in grande. Io sono imprenditore da 15 anni ormai, e questa è una delle cose che gli imprenditori fanno, pensano ai dettagli di quello che stiamo facendo oggi, ma pensano anche in prospettiva, cercano di concentrarsi sul quadro, l'immagine più ampia. Come startup non si hanno i vantaggi delle grandi aziende, non si hanno risorse, non si hanno i muscoli, non si ha la forza, non si hanno i capitali, non si ha la base cliente esistente, tutte queste cose non le avete. Ma quello che potete fare è pensare a quello che sarà il futuro e posizionarvi in relazione al futuro in maniera tale che il futuro venga da voi piuttosto che cercare di modificare le cose con i muscoli di cui disponete. Se siete fortunati, potete generalmente modificare le direzioni delle cose. Quello che vi voglio sollecitare a fare è riflettere a quello che si fa oggi, si deve fare oggi, ma non dimenticare il quadro più ampio. Ed è facile dimenticare il quadro più allargato, più ampio, quando si è persi nei problemi quotidiani, dover pagare i dipendenti, avere a che fare con lo Stato, problemi con i dati. Così via. Quello che ci siamo accinti a fare è creare una possibilità di ingresso per ogni società, vale a dire ogni soggetto giuridico al mondo, un obiettivo alquanto ambizioso. Secondo noi questa è la verità di base del mondo corporate, vale a dire la mappa dice che ci sia una collina, ma c'è una collina veramente? Andiamo a verificare. E queste sono fondamentalmente le persone giuridiche al mondo. Abbiamo cominciato, avevamo 3 milioni di aziende e adesso siamo arrivati a più di 70 milioni di società di aziende, ma non soltanto questo, vogliamo fare molto di più, vogliamo fare molto di più perché sono tante le cose disponibili che si possono fare. La seconda cosa è una che in un certo senso che trattiene e blocca i progetti di Open Data. Fate delle ricerche originali, fate qualcosa di nuovo, qualcosa che non è stato fatto prima. Molti di questi problemi che stiamo risolvendo non sono banali, hanno dei problemi sottostanti difficili da affrontare, e in un certo senso voglio sollecitarvi a utilizzare i soldi messi a disposizione per effettuare queste ricerche originali e magari soldi a fondo perduto. E quello che abbiamo fatto, abbiamo lavorato moltissimo per quello che sono le reti corporate, e questo è stato un lavoro molto molto difficile. Ci sono voluti circa 6 mesi semplicemente per capire i modelli dei dati e tutte le complessità che riguardano i vari tipi di dati. Abbiamo pubblicato tutte queste informazioni, abbiamo pubblicato il nostro come
elaboriamo i nostri modelli di dati in maniera tale che le persone li possano utilizzare e siamo alquanto fiduciosi di avere qualcosa che sia significativamente migliore di qualsiasi banca dati proprietaria, la granularità dei dati, il modello alla base. E questo è stato difficile da realizzarsi, ma è valsa la pena. E poi the dirty jobs. Il lavoro sporco, qualcuno deve fare il lavoro sporco e ci sono molti modi per aggiungere valore. Una delle cose che dobbiamo farle ogni giorno, ci sono quelle cose che non sono divertenti, che non sono sexy, che non ti portano lodi, però vanno fatte nel nostro campo. Cose tipo, in ogni campo ovviamente, capire i domini, le questioni, gli argomenti. Quali sono le similitudini e le differenze fra lo Stato, la società del New York State e quello tanzaniano? Capire, leggere la legislazione per poter capire cosa significano le informazioni, avere tutta una massa di dati, ma cercare di capirli, questo lavoro sporco, sono cose che sono difficili da fare. Questo è il PDF disponibile sulla Federal Reserve, la banca dati della Federal Reserve. On their website, sul loro sito web, PDFs of about 900 something pages, circa 900 pagine, which we've written pauses to extract the information. Noi abbiamo, dobbiamo leggere per trarre le informazioni. Ci vuole una settimana e mezza necessaria. Non è stato divertente, non è stato facile, però poi è un lavoro sporco che va fatto. Vanno fatti anche i lavori magari di basso livello, poi da lì accogliere, partire dal punto di vista del business, uno dei modi per aggiungere il valore facendo questo lavoro sporco in maniera tale che non debba essere fatto da altri. E questo è quello, è una la mappa del Goldman Sachs che abbiamo tratto da quel documento che vi ho fatto vedere, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, quella grande non è la Germania ma è Lussemburgo, l'Australia, e qui sotto gli Stati Uniti e sono le isole Cayman. E questo tutto tratto dai documenti pubblici. At the bottom in fondo, vedete lì, la Nuova Zelanda è quella Federal Reserve. Questa è una cosa che la Federal Reserve non ha, ma l'abbiamo avuto dal registro delle aziende della Nuova Zelanda. Abbiamo arricchito quindi loro serie di dati. Abbiamo reso la serie di dati che loro avevano a disposizione ancora più forte. What we're trying to do here, e quello che stiamo cercando di fare qui, tutti quanti noi stiamo cercando. Build some utopia. Non è che stiamo cercando di creare una nuova utopia. Stiamo cercando di rendere le cose un po' meno sporche. E questo non dovrebbe essere una sorpresa, ci sono delle persone che hanno molto interesse ad tenere il sistema esistente, così come particolarmente per quello che riguarda alcune aziende. La Banca Mondiale ha fatto un serie di lavoro che ha mostrato che ci sono 150 grandi casi di corruzione. La maggior parte hanno utilizzato le aziende per nascondere i flussi di denaro, il riciclaggio utilizza le aziende, la Ford utilizza le aziende, l'organizzazione organizzata che si concentra sulle aziende, le grandi aziende. Tutte queste questioni hanno a che vedere quindi con le società, le aziende. Ovviamente, ancora una volta, cosa facciamo qui? Scappiamo o affrontiamo la cosa? Questa è una questione grave, seria, e parlando in Italia, che ha una fama, mettiamola così, reputazione, non sono italiano, non ho mai vissuto qui, quindi non saprei come giustificarlo, ma l'Italia è una delle difficoltà con l'Italia, che bisogna rendersi conto del fatto che ci troviamo a combattere le persone che non vogliono razionalmente che queste informazioni vengano messe a disposizione. È razionale, ragionevole,
corrupt politician to be campaigning that this information should not be opened. O per una organizzazione della criminalità organizzata dire che queste informazioni non devono essere aperte a disposizione. E abbiamo affrontato tutta una serie di minacce, abbiamo ricevuto tante minacce di caos legali, nessuna di queste si è ancora materializzata. Minacce fisiche abbiamo anche. Ti mando qualcuno ad avvisarti le vostre. Qualcuno in Panama ci ha minacciato dicendo che conosceva qualcuno che era stato di recente messo in galera. Questo è il tipo di persone che conosco, ex galeotti, te li posso mandare. Abbiamo ricevuto minacce di questo tipo un paio di mesi fa. According to people in the technical press, secondo quelli che si occupano della stampa tecnica, they do have a significant shareholder in Google. Now, this should make us think. Questa è alcune minacce che abbiamo ricevuto a livello di business. Credibile o non credibile? No, ma questa cosa ci deve far riflettere circa la natura delle società, delle aziende che non vogliono che si sappia che esistono, e la natura anche del potere di Google. Lavorare con il governo, con lo Stato, noi lavoriamo tantissimo con i rappresentanti del governo, spieghiamo le cose come stanno, diamo loro consulenza, aiutiamo le organizzazioni tipo anche la Banca Mondiale, l'Open Corporate Data in collaborazione con la Banca Mondiale. Spieghiamo, dovete spiegare al governo cosa fate, ma non dovete fare affidamento. Questo vi dà è la misura di quanto siano accessibili i dati delle aziende come open data e come informazioni. Questo sono i registri ufficiali delle aziende. In Europa in media, la media è 23, la media per gli Stati Uniti è 28, la media per la Cina 29. L'Italia ha un punteggio di 10 su 100. Quindi c'è del lavoro da fare in questo senso, in questa direzione. Il governo non è una cosa unica, parlate con questo ministero vogliono invece l'apertura del registro delle aziende, se parlate con quell'altra l'altro ministero vi dicono perché dovremmo modificare, perché dovremmo fare una cosa in maniera diversa, quali sono i benefici e vantaggi per noi. Ovviamente il beneficio è nel senso più ampio. Le storie sono incredibilmente importanti, quindi queste storie interessanti vanno raccontate, anche se non deve essere tanto, dobbiamo rendere un lavoro aperto. Abbiamo fatto su Facebook per il Festival Democracy Forum a New York, tutto quello che fanno sapere rispetto a quelli che sono le loro We found that this was actually the statuti, questo è stato la vera rete, molto più complicata la rete, che passa attraverso diverse aziende nelle isole Cayman. Queste cose devono essere sostenibili. Come possiamo continuare a renderle vive? Bisogna mantenerle in vita, e non basta semplicemente avere delle sovvenzioni, è necessario avere un business model. Il modello di business nel primo o secondo anno sono stato io che ho messo soldi, per esempio, nella nostra azienda. Il secondo e il terzo anno abbiamo avuto alcuni fondi a disposizione per la ricerca e lo sviluppo. Il mese scorso finalmente abbiamo cominciato a fare utili, e il nostro modello è fondamentalmente avere informazioni open data share alike che vengono pagati in ogni singolo caso, diciamo dove abbiamo ottenuto i dati, e li vogliamo rendere riproducibili in maniera tale che tutti quanti possano essere in grado di fare quello che abbiamo fatto noi, quindi condividere i dati simili. La tecnologia conta, parliamo continuamente di questa cosa, il prezzo per gigabyte che è sceso, ma la tecnologia comunque ad avere un valore se si arriva ad una certa
some of this is kind of tricky. We have our own physical service in the UK and our own local cloud. But actually, the technology is also about getting these models right. As I said, it took us about 6 months to get them right on the network stuff. Get a production line going. Bene, poi this anche ci vuole una linea di produzione, va fatto ogni giorno. Se uno vuole avere un impatto sul mondo, essere significativo deve essere un qualcosa che sia just happens, that is relied upon, that works, disponibile, su cui si può fare affidamento, che funziona in maniera continua e costante. Are you reviewing this stuff? Are these problems happening? Questi make problemi sure that the people whose jobs, whose si stanno job verificando, come to, si rivedono tutti i materiali, tutte queste cose. We don't think that crowdsourcing, non riteniamo che il crowdsourcing, come generalmente viene caratterizzato, sia necessariamente utile. Anzi, non dovrebbe essere una cosa di questo genere, uno che ha 5 minuti qui la sera disponibile. Quello che avete bisogno è il ninja sourcing, persone che sono determinate a capire le informazioni, a sistemarle, per spiegare a qualcuno come estrarre i dati da, per esempio, il rapporto annuale dell'azienda, una cosa alquanto insidiosa e richiede molte conoscenze tecniche. Ci sono persone che hanno questa expertise, ma magari non sono persone che vengono da voi a darvi una mano. Ci sono molte persone che hanno expertise in vari settori, ma come trovarle, come farle partecipare alla comunità, come coinvolgere le persone, insegnare loro. Questa è la cosa veramente insidiosa sulla quale abbiamo cominciato a lavorare. Abbiamo gestito Flash Hacks in Berlin, where we got 50 people, many of whom had never written a Berlino, 50 persone che non avevano mai scritto dei rapporti in collaborazione per aprire i dati e mettere a disposizione. E per chiudere, l'apertura è fondamentale. We are meeting public goods as opposed to public assets. Apriamo, in questo intendiamo i beni pubblici rispetto all'asset. Open ha molti benefici diversi, benefici per la società. Non penso che in futuro si possa avere democrazia se non si hanno gli open data, ma è anche valido per molte altre ragioni. Una delle armi segrete è che è migliore del proprietario, una delle ragioni per le quali alcuni dei nostri clienti utilizzano i dati open corporate, perché diciamo da dove abbiamo ottenuto i dati e come. Fondamentale per loro, se hanno closed data comes with all sorts of problems. I dati chiusi comportano tutta una serie di problemi a che fare non tanto con l'accuratezza, ma quello che vale la pena estrarre, i loop di feedback, le correzioni, da dove sono venute le informazioni, come le avete ottenute, è fondamentale. Una delle cose che abbiamo e diciamo è che i dati non sono dati della scatola nera, non sono black box, sono dati open. Se sapete che i dati hanno 2 settimane, 2 mesi o 2 anni, potete affrontarli. Se sono semplicemente dati black box, non funziona, non va bene. Quindi dovete accogliere l'apertura, mantenere la sostenibilità, fare la differenza e picchiare i cattivi. Grazie.